Quello di ieri è stato il giorno in cui la voce della provincia teramana, ma in realtà di tutto l'Abruzzo, è entrata nei palazzi istituzionali romani. Le istanze del territorio sottoposte a governo e parlamentari. Oltre 1.500 persone hanno preso parte al corteo di manifestanti che ha raggiunto la capitale con circa 35 pullman. Molti sono giunti anche con mezzi privati. Sindaci, amministratori locali, associazioni di categoria, rappresentanti del mondo dell'impresa, sindacati. Tutti uniti per rappresentare un dato di fatto. L'emergenza che si è venuta a creare nel teramano a causa del maltempo e del sisma dello scorso gennaio è di portata inaudita e quanto fatto dallo Stato non è sufficiente. A testimoniarlo sono stati anche sindaci di altre parti dell'Abruzzo e rappresentanti delle province di Chieti, Pescara e L'Aquila. Solidarietà coi colleghi del teramano, promotori dell'imponente iniziativa, ma anche per loro l'opportunità di portare la voce del proprio rispettivo territorio. Un'emergenza che in realtà si protrae dallo scorso 24 agosto, giorno del sisma che ha scosso il centro Italia, passando anche per quella del 30 ottobre fino alla più stretta attualità, che parla delle frane, di quel dissesto idrogeologico che si è manifestato a seguito dello scioglimento della neve, Ponzano, Castelnuovo, Casoli, fino anche ad una città come Chieti. Non a caso ieri il sindaco di Primio era in prima linea con il suo collega teramano Brucchi, con il presidente della provincia di Sabatino. Il decreto sisma, prossimo alla conversione, così non va bene, servono molti più fondi, certezza della loro erogazione, incentivi, sgravi, allargamento del cratere sismico, stop alle tasse per le attività produttive, rimborsi dei tagli operati ai comuni, tagli che rischiano di portare questi enti al dissesto sotto il peso della gestione dell'emergenza. Richieste che confluiranno in una serie di emendamenti al decreto sisma. Ieri il corteo ha sfilato fino a Montecitorio con striscioni a suon di slogan, poi due incontri, uno con il vicepresidente della Camera Sereni e il presidente della Commissione Ambiente Realacci, l'altro, quello più importante, a Palazzo Chigi con il sottosegretario al MEF Paola De Micheli. Alla fine il presidente di Sabatino e il sindaco Brucchi hanno espresso soddisfazione per l'incontro. Sono state date rassicurazioni e disponibilità ad affrontare le problematiche. Sono soprattutto i sindaci dei piccoli comuni a frenare. Siamo in piena emergenza, dicono, e avremmo bisogno di risposte immediate e concrete. Ed è anche per questo che Brucchi e Di Sabatino hanno chiarito che la battaglia è solo all'inizio e che continueranno ad incalzare il governo con le loro richieste, anche sulla base del tavolo permanente voluto dalle istituzioni teramane con governo e parlamentari, al fine di tenere sempre accesi i riflettori su queste istanze necessarie e urgenti per il rilancio dei territori.